Oh, ciao ragazzi. Oggi mi sono arrivati due pacchi che adesso apriremo insieme. Ma prima di aprirli, come molti di voi già sanno, è uscito il mio uovo di Pasqua, che potete trovare in tutti i migliori supermercati di tutta l'Italia. Eccolo qua. Cioè, ma com'ero stupendo a giugno del 2021. Ma davvero? Mamma mia. Questo giovedì esce il video delle mie uova di Pasqua. Ora ci terrà compagnia qui su questo tavolo. Adesso intanto partiamo dal pacchettino più piccolo. Già vedo la scritta Nintendo. Ok, vediamo un pochettino. Oh mamma mia, che cos'è? Kirby? Kirby? Aiuto, sembrava un palloncino all'inizio, invece che cos'è? Ok, è una busta di Kirby. Sì, è Kirby. Oh mamma mia, che figata! Una lampadina rosa, credo. Vediamo subito. È tipo una lampadina Kirby. Che figata! No, questa la voglio provare dopo. Ma è stupenda. Dai, ma mi aspettavo mai una lampadina rosa. Che cosa particolare. Va bene, lampadina rosa. Ok. Poi abbiamo questo qui, che penso sia un biglietto. Esatto. Allora, colora di rosa la tua vita e tuffati nel fantastico mondo di Kirby e la Terra Perduta. L'iconica pallina rosa di Nintendo torna in una nuova avventura, per la prima volta in tre dimensioni. Divertiti a scovare in solitaria o in compagnia di un amico i segreti di un pianeta misterioso in cui la natura ha preso il sopravvento sulla civiltà. Usa le abilità che Kirby è in grado di ottenere aspirando i nemici e potenzia le permosse ancora più incredibili. Inoltre scopri un nuovo modo di giocare con la boccomorfosi. Grazie a questo inedito potere, Kirby potrà inglobare oggetti di uso comune come automobili, coni stradali e lampadine. Cioè, Kirby si comincia a brillare perché si mangia le lampadine. Buon divertimento, Team Nintendo. Ecco qui il nostro magico biglietto. Ok, allora vediamo qua. Intanto è stupenda sta busta, cioè bellissima. Ah, ma questo è tipo un mega sticker, ma che bello. Ok, allora vediamo che altro abbiamo. Mamma mia, un tappetino per il mouse Kirby. Questo è stupendo. Quasi quasi lo do alla mia prof di italiano, che lei proprio col computer e con la tecnologia sono due cose opposte. Dottiamo alla prof questo. Poi tanti sticker magnetici, ma che belli questi, tutti sul frigo. Vediamoli insieme. Allora, tutti sul frigo di mia nonna, però, perché se lo metto su quello di mia mamma. Ok, allora, mamma mia, che belli questi sticker. Adoro gli sticker metallici, cioè magnetici. Olè, che belli, molto belli, molto molto belli. Oh mamma mia, c'è un bufalo. Ok, non è tutto qui. Infatti la cosa più magica, Kirby la Terra Perduta. Eccolo qua, Kirby e la Terra Perduta. Lo apriamo. Olè, momento catartico, come si dice, come dicono i migliori youtuber. Ok, bene, ecco qui il nostro Kirby, la nostra schedina di gioco di Kirby per la Nintendo Switch. Ottimo. Appena finito questo video lo vado subito a provare questo, perché Kirby mi è sempre piaciuto sin da adesso non mi ricordo come si chiama, c'era un gioco di Kirby per la Nintendo 3DS, Robobot mi sembra, Kirby Robo. Ok,
E l'ho giocato tutto e ho fatto un botto. Cioè, penso di averlo completato al 100%, talmente che ci ho giocato quel gioco. Comprese missioni secondarie, eccetera. Oh, mamma mia. Cominciamo bene. Cosa abbiamo qui? Ah. Mario Kart 8 Deluxe. Ottimo, che c'è scritto? Pass percorsi aggiuntivi. Ah. Interessevole, interessevole. Vediamo un pochettino. Ok, questi sono la mia cosa preferita del pacco. No, allora, cosa abbiamo? Un mestolo, quello che usa mia madre per bacchettarmi quando faccio il monello, perché siamo family friendly qua. E questo è di argento, cioè la mia prima coppa, una coppa tre maghi. Ma che bella. Questo è... Non saprei se è di argento vero, ma c'è scritto Trofeo Leo Toys di Mario Kart 8 Deluxe primo classificato. È platino. Che figata. Vediamo se c'è qualche altra cosa qua sotto. Sono stupendi sti cosi. Io ci dormo come... cioè li uso come cuscino. Sono bellissimi. Allora, vediamo un pochettino. Allora, pass percorsi aggiuntivi, eccolo qua. Oddio, no, questo non devo farvelo vedere, c'è il codice, non va bene. Aiuto. Ragazzi, qua c'è il codice, quindi lo terrò qua. Qua dietro c'è il codice del pass, che non posso illustrarvi. Mario Kart 8 Deluxe. L'unico gioco di Super Mario che non avevo. Perfetto, guarda. Ottimo. Mamma mia. Olè. Ecco qua. Giocherò anche a questo subito dopo questo video. E vi voglio far vedere una cosa. Nintendo qualche tempo fa mi mandò questo quadro. Ok. Questo quadro fa vedere tutti i progressi di Super Mario da quando sono nato. Infatti 2008 sono nato io, c'è scritto Leo proprio, la mia storia con Super Mario. E qua c'è scritto avevo 0 anni 2008 Mario Kart Wii. Poi c'era un anno 2009 Super Mario Bros Wii. Poi qua c'è Mario Kart 7. Andiamo avanti, non so. Mario Kart 8 l'hanno fatto a 6 anni, Mario Kart 8 Deluxe 2017 quando avevo 9 anni, Super Mario Odyssey, mamma mia, quanto ci ho giocato a questo gioco, Super Mario Maker, mamma mia ragazzi, incredibile, ci ho giocato un botto, Mario Kart Tour pure... ho giocato, mamma mia, mamma mia, ho giocato la maggior parte di tutti questi. Che cosa stupenda. Ovviamente ringrazio Nintendo che in tutti questi anni continua a mandarmi regali ogni mese, cioè pazzesco. Due giochi nuovi, ottimo, che bello, ci giocherò a entrambi subito. Molto bene, ringrazio anche per il mestolo, o che stavano cucinando quando hanno fatto il mio pacco, o che l'hanno mandato per farmi ribellare contro mia madre, o che me l'hanno inviato per farmi da mia madre quando gioco troppo, o che non lo so, però secondo me stavano cucinando quando hanno fatto il pacco. Molto bene, allora qui abbiamo la nostra scatolina. Quindi io ragazzi vi vorrei salutare in modo molto felice con una pioggia di coriandoli bianchi. Ciao ragazzi!